dirigenti, docenti, alunni delle scuole cittadine, consiglieri comunali tutti, assessori, sindaco, il benvenuto da parte dell'amministrazione comunale in questo momento che non è rituale celebrazione, ma è un momento di coesione cittadina per ricordare e mai dimenticare quello che è stato. 23 settembre 1943 e 23 settembre 2013 sono 70 anni da quando nostri 16 concittadini, giovani padri, figli di famiglie rioneresi, hanno offerto il loro tributo di sangue, il loro sacrificio, e a loro si aggiungono altri due nostri concittadini che il 16 settembre presso le casette asismiche, dove abbiamo concluso il nostro precedente a questo momento, abbiamo concluso il nostro percorso delle lapidi apposte l'anno scorso dall'amministrazione comunale, proprio perché il percorso della memoria sia supportato da segni e simboli che aiutano a ricordare. Vorrei fare i nomi di questi nostri concittadini, e quindi perché loro sono qui con noi per passare il loro testimone a tutti noi e soprattutto alle giovani generazioni, affinché ciò che è stato non succeda mai più. Buccino Emilio, Di Pierro Antonio, Di Lucchio Pasquale, Di Lucchio Pietro, Grieco Marco, Grieco Michele, La Padula Donato, Li Butti Giuseppe, Mancusi Angelo, Manfreda Donato, Manfreda Giovanni, Manfreda Pasquale, Santoro Antonio e Gerardo, la cui mamma Giulia Augurale morì di crepacuore e di gran dolore 9 mesi dopo. Santoro Giuseppe, Sibilia Pasquale. A questi aggiungiamo il giovanissimo 17enne Antonio Cardillicchio e una mamma di famiglia di ben 7 figli, Eloisa Giordano, che per portare un po' di farina, un po' di riso e sfamare la numerosa famiglia hanno trovato la morte, come dicevo prima, proprio il 16 settembre. Mentre i nostri concittadini, in virtù di un lieve ferimento nelle zone che abbiamo attraversato, un lieve ferimento di un nostro concittadino, un soldato tedesco, purtroppo per la triste ed iniqua legge della decimazione, hanno trovato la morte. Allora io non mi soffermo più di tanto, perché la violenza, la guerra porta distruzione, mentre l'educazione alla pace, alla pacificazione e al rispetto verso la persona e la sua dignità sono valori che dobbiamo costruire insieme a partire dalla nostra quotidianità, dai nostri comportamenti, nella misura in cui ognuno riesce ad ascoltare e a interagire con l'altro, nel momento in cui ognuno riesce a far sì che le opinioni diventino argomentazioni e quindi si giunge alla mediazione, trionferà la democrazia, la libertà e quindi la Repubblica e la nostra Costituzione, che va rispettata, vi ripeto, attraverso, proprio a partire dalla nostra quotidianità di comportamenti in famiglia, a scuola, nelle istituzioni, negli ambienti di lavoro. Guardiamo l'altro come una nostra ricchezza, un nostro amico e non un avversario da abbattere o peggio ancora da distruggere. Ho volutamente scelto di salutare alla fine il nostro ospite, fra poco nostro concittadino onorario, il signor Piero Terracina. Chiedo un applauso affettuoso. Rionero è un popolo orgoglioso e che davvero con i sentimenti di riconoscimento vi ringrazia per aver accettato questo nostro omaggio, sollecitato per la verità anche dai ragazzi delle scuole, perché l'anno scorso lì è stato ospite nella giornata della memoria, il 27 gennaio, è stata toccante la sua testimonianza, e quindi
poiché noi come amministrazione comunale nel 1968 chi ci ha preceduto ha voluto questa stele proprio perché i nostri concittadini vivessero attraverso i segni, così ascoltando anche i nostri giovani, ecco, vorremmo acquisire agli altri la sua bellissima testimonianza a futura memoria, e perché ciò che lei ha vissuto, unico superstite di una famiglia composta da 8 persone, venduti tutti per 5.000 lire, il vile dio denaro forse è quello che dovrebbe un pochino farci comprendere che nella vita i valori di dignità, di giustizia, di onestà e di relazionalità e umanità debbano sempre e comunque prevalere. Viva la pace, viva Rio Nero, viva la Repubblica Italiana e la nostra Costituzione, base dei nostri comportamenti. Allora, declamiamo Odio gli indifferenti di Emilia Curto. Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità, è ciò su cui non si può contare. È ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica la sua volontà. Lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare. Lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani. Non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva. E la massa ignora, perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale. Un'eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti. Chi ha voluto e chi non ha voluto. Chi sapeva e chi non sapeva. Chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano scenamente. Ma nessuno o pochi si domandano, se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio gli indifferenti, anche per questo, perché mi dà fastidio il loro pianisteo dei terni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il loro compito, che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura, che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi. In essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare, mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Era L'indifferenti di Antonio Gramsci. Adesso verrà recitata una poesia del nostro concittadino Ernesto Grieco, una poesia dedicata ai caduti di questo eccidio. Raffaele Cutolo. Ai caduti, ignari e inermi, senza reo alcuno, caduti tra le vesti lordate di sangue, che ricordo perenni lacrime rinnuva, e il tempo dolore non lava. Bene, passiamo la parola alla dottoressa Boghicchio Giovanna, in rappresentanza della sezione locale dei combattenti e reduci di Rio Nero in Vulture. Invitiamo anche il presidente Grieco, se vuole salire a fianco. Come presidente onorario dei combattenti e reduci di Rio Nero, così, mi sento onorata, orgogliosa, emozionata di essere qui oggi a rappresentare il presidente Grieco, il direttivo e tutti gli iscritti alla sezione. Devo ringraziare tutti, l'amministrazione comunale, gli esponenti delle forze politiche, militari, le rappresentanze delle scuole, l'AMPI, la Croce Rossa e soprattutto i presenti che sentono questa giornata non come una ricorrenza formale,
ma come qualcosa che ci appartiene nel profondo. Dobbiamo dare onore al sacrificio di questi nostri concittadini caduti per mano di un plotone tedesco. 16 giovani martiri che con Eloisa Giordano e Antonio Cardillicchio sono riferimento di valori per tutta la nostra comunità. E partiamo da qui. Oggi è il 70° anniversario dell'eccidio e noi dobbiamo ricordare. L'eccidio rientra nell'abominio, scusate, della Seconda Guerra Mondiale e dello sterminio razziale praticato in tutta Europa dal regime nazifascista. La memoria più che mai oggi deve essere la trama della nostra vita. Qui in questo luogo ormai sacro dobbiamo far sì che il futuro abbia valori più forti, più saldi, il vero rispetto dell'altro, la legalità, l'inclusione, l'integrazione. Dedichiamo questa giornata a voi giovani, vi dobbiamo dare speranza. Voi giovani dovete sapere, dovete capire, dovete rispettare il sacrificio qui compiuto per costruire un futuro migliore. La memoria deve diventare pedagogia. Sono stata ad Auschwitz con un progetto che si chiamava Corti di Memoria, organizzato dalla provincia e dall'APOFI, con un gruppo di giovani dei licei artistici di Potenza, Rio Nero e Melfi, ed abbiamo condiviso con gli ultimi sopravvissuti Terracina, le sorelle Bucci, Modiano, si ricorda? Un percorso di memoria tangibile. I giovani hanno detto che tutti dovrebbero fare questo percorso, un percorso di orrore e di dolore, per capire veramente. È stata una lezione importantissima, abbiamo visto da vicino, toccato con mano il male che è vicino a noi, dentro di noi, è banale, come diceva Hannah Arendt, e degli uomini purtroppo. E dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare in modo che il male venga sconfitto. E mi ripeto, con valori forti, importanti, veramente sentiti e condivisi. Questa giornata non deve essere fine a se stessa, ma deve diventare simbolo proprio per il rispetto di questi martiri. Momento di crescita, di elaborazione di valori civili, per una società più unita e solidale. Perché ciò che è stato non si debba più ripetere. Viva Rio Nero, viva la Costituzione e viva l'Italia. Grazie. Premiamo un'altra poesia, Disobbedienza, Noemi Polesino. Il passo che leggerò è tratto dal testo di Henry David Thoreau, il quale ha una particolare concezione della legge e della sua giustezza e contrappone ad essa, come massima espressione di libertà, la coscienza civile. Siamo portati ad essere solidali con le vittime delle guerre, siano essi i nostri trucidati o gli ebrei o oggi la popolazione siriana. Egli ci porta all'attenzione di coloro che sono gli esecutori di ordini, i soldati, e li ritiene essi stessi vittime. La legge non ha mai reso la gente più giusta, nemmeno di un millesimo. Anzi, attraverso l'osservanza della legge, persino individui disposti al bene sono resi quotidianamente agenti di ingiustizia. Un risultato comune e naturale di un rispetto sbagliato per la legge è che ti può capitare di vedere una fila di militari, con il colonnello, il caporale, i soldati semplici, i ragazzi addetti alla polvere da sparo e tutti gli altri, che marciano in perfetto ordine per monti e valli, andando in guerra contro la loro volontà e di certo contro il loro buonsenso e la loro coscienza, il che rende la marcia davvero molto faticosa e produce palpiti nel cuore. Non hanno alcun dubbio che si tratta di una vicenda odiosa in cui sono finiti dentro. Sono tutti disposti alla pace. Adesso cosa sono? Uomini? O piccole fortificazioni e depositi di munizioni in movimento al servizio di qualche personaggio potente senza scrupoli? Semplici ombre e pallidi ricordi dell'umanità. Uomini finiti pur essendo ancora in vita e in piedi, ma già si potrebbe dire sepolti sotto le armi con tanto di orazione funebre. Grazie. Passiamo la parola adesso al dottor Armando Urbino, presidente dell'ANPI e della sezione di Rio Nero dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Grazie. Guardate, 70 anni fa, in questa giornata, questi luoghi furono colpiti tragicamente dal lutto, dalla violenza e dal dolore che ancora oggi affligge tanti nostri amici e tanti nostri concittadini. Ebbene, noi vogliamo ribadire come ANPI
che siamo qui questa mattina con il Comune di Rionero, con l'Associazione Combattenti di Rionero, con la Croce Rossa, con tutte le istituzioni civili, con i consiglieri comunali di Rionero, con Piero Terracina, a ribadire un concetto fondamentale. Noi non siamo qui per odio né per vendetta, ma siamo qui per riaffermare gli ideali di libertà e di giustizia che sono alla base della nostra Carta Costituzionale, che è il fulcro del nostro vivere civile e che noi dobbiamo difendere con le unghie e con i denti da attacchi a volte anche un po' velati che ne offuscano il pieno dispiegamento della sua realizzazione. Ecco, se c'è un tema che riguarda la nostra Costituzione è la sua piena realizzazione sul versante della realizzazione dei diritti civili, dei diritti sociali e dei diritti al lavoro fondamentalmente, perché i principi di tolleranza, di libertà, di rispetto per le altrui religione, per gli altrui credi, per le diverse etnie sono i valori fondanti, sono l'architrave della nostra Costituzione e del nostro vivere civile. Perché l'ANPI? Per continuare a riaffermare questi valori e per svilupparli nel nostro periodo storico. E guardate, dobbiamo essere vigili perché nella nostra vicina Lavello ripetutamente troviamo le mura imbrattate di scritte inneggianti ai campi di sterminio, offese ad Anna Franca, accuse e minacce ai nostri dirigenti provinciali. Non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo essere sempre vigili e difendere appunto i valori che abbiamo conquistato con la resistenza, con la liberazione dal nazifascismo. Ecco perché, e chiudo qui, ringrazio gli studenti, ringrazio i colleghi che hanno lavorato a questa iniziativa delle declamazioni di studenti, la preside Antonella Ruggero, i professori Anna Rosa e Maria Grazia Monti, ma sono molto felice che il sindaco di Rionero abbia avuto l'idea, che noi abbiamo subito condiviso, di avere qui con noi Piero Terracina, che da oggi sarà nostro concittadino e che contribuirà con la sua testimonianza a portare avanti quegli ideali di lotta e di resistenza alla barbarie nazifascista, perché si affermi invece gli ideali della libertà e della dignità dell'uomo. Bene, adesso declameremo Vietnam, ce lo farà Marika Perchinelli. La poetessa polacca, Nobel per la letteratura nel 1996, animata da un forte senso degli altri, ci racconta con un linguaggio semplice e comune una scena di quotidiana e ordinaria normalità nel tragico contesto di una guerra. Il martellante ritmo dei non lo so sottolinea la paura e l'istintiva ingenuità di salvarsi con la neutralità. Il verso finale, a sorpresa, ci induce a sperare che la compassione, il passaggio dall'io al noi, la rete di relazioni, se non con i nostri contemporanei, ma almeno con i nostri posteri, ci induca a scegliere con coraggio tra un no e un sì. Vietnam. Donna, come ti chiami? Non lo so. Quando sei nata? Da dove vieni? Non lo so. Perché ti sei scavata una tana sottoterra? Non lo so. Da quando ti nascondi qui? Non lo so. Perché mi hai morso la mano? Non lo so. Sai che non ti faremo del male? Non lo so. Da che parte stai? Non lo so. Ora c'è la guerra, devi scegliere. Non lo so. Il tuo villaggio esiste ancora? Non lo so. Questi sono i tuoi figli? Sì. Grazie. Diamo la parola ad Antonio Placido, sindaco della nostra comunità, e vi invitiamo successivamente a venire tutti al centro sociale, dove ci sarà il consiglio comunale in cui riconosceremo al nostro amico Piero Terracina la cittadinanza onoraria. Cittadine e cittadini, autorità civili e militari presenti, studenti, insegnanti,
organizzazioni d'arma e partigiane. Io vi ringrazio a nome dell'amministrazione comunale per aver voluto accogliere il nostro invito ed essere presenti qui stamattina in occasione del 70° anniversario dell'eccidio nazifascista del 24 settembre 43. 70 anni sono tanti, sono lo spazio di quasi 3 generazioni e dunque a 70 anni di distanza da quell'episodio noi abbiamo scelto di celebrare questa giornata accogliendo qui a Rio Nero un ospite di eccezione, Piero Terracina, a cui conferiremo solennemente in Consiglio Comunale di qui a poco la cittadinanza onoraria, essenzialmente per una ragione. E la ragione è questa: noi vorremmo a 70 anni di distanza dal 24 settembre del 43 offrire alle giovani generazioni del nostro comune la possibilità di comprendere attraverso le parole di un testimone diretto dell'orrore e della barbarie nazifascista che insanguinò l'Europa a metà del secolo scorso, di comprendere qual è il nesso, il collegamento fra l'episodio che insanguinò la nostra comunità e i fatti che ne costituirono lo scenario in Europa, fra la nostra piccola vicenda storica e la tragedia rappresentata dalla Seconda Guerra Mondiale per tutto il nostro continente. Abbiamo dunque voluto fare questa scelta perché abbiamo ritenuto che fosse necessario offrire questo spunto alla memoria, questo elemento aggiuntivo di conoscenza storica. Bisogna che non si dimentichi che nel cuore della civile Europa, nella culla della cristianità, alla metà del secolo scorso, fu incubata una delle peggiori tragedie che l'umanità abbia mai conosciuto. La storia dell'umanità è fatta di sangue, di conflitti e di guerre, purtroppo sempre, ma mai nella storia degli uomini l'orrore fu programmato in laboratorio. È una sofisticata macchina tecnologica fu posta al servizio dello sterminio sistematico di un popolo intero, quello ebreo, e di alcune minoranze, i portatori di handicap e gli omosessuali, gli zingari e i comunisti. Mai prima nella storia dell'uomo qualcosa di questa atrocità s'era mai verificata. Questa vicenda storica drammatica non fu semplicemente il frutto della responsabilità di un manipolo di pazzi sanguinari. Purtroppo, e la vicenda di cui ci parlerà Piero Terracina ce lo dice in maniera evidente. Giovanna Bochicchio prima citava il titolo di una famosa opera di una grande filosofa ebrea tedesca del Novecento, Hannah Arendt, dedicata a documentare il processo che a Norimberga si svolse contro un criminale nazista, Manfred Eichmann. Il titolo di questo libro è per l'appunto La banalità del male. Ciò che accadde in Europa alla metà del secolo scorso fu anche il prodotto di colpevoli distrazioni e di una disinvolta naturalezza che purtroppo alcuni popoli europei ebbero e che accompagnò nell'indifferenza generale la mano dei criminali.
una immensa zona grigia alla metà del secolo scorso in tutta Europa, accompagnò l'opera di sterminio, non la impedì, non vi si oppose. Questa è la ragione di fondo per cui noi oggi crediamo che vada raccontata ai giovani questa storia. Non c'è semplicemente da indignarsi quando grandi fenomeni o eventi luttuosi si verificano. C'è da tenere gli occhi aperti anche quando in apparenza non accade nulla di particolarmente allarmante. Noi oggi viviamo, la storia ovviamente non si ripete mai nella stessa forma, lungi da me l'intenzione di fare paralleli azzardati. Noi oggi viviamo un'altra fase buia della storia del nostro continente. Ancora una volta, spinte razziste, xenofobe, l'intolleranza e l'odio tornano ad attraversare i popoli d'Europa. Oggi è necessario tenere alta la guardia. Ciò che accadde alla metà del secolo scorso fu infatti il prodotto dei rancori maturati alla fine della Prima Guerra Mondiale, certo, e questa condizione fortunatamente non c'è più, ma anche e drammaticamente di una crisi sociale devastante e di un discredito senza precedenti delle istituzioni democratiche dell'epoca. Noi oggi viviamo una crisi sociale devastante e oggi le istituzioni democratiche dell'intero continente sono sottoposte ad una tensione che non ha grandi precedenti nella storia del secolo che abbiamo alle spalle. Questo è il senso dell'invito e della testimonianza di Piero Terracina. Questo è il senso del collegamento che abbiamo voluto stabilire fra quella vicenda storica sanguinosa che riguardò il nostro intero continente e i fatti di settembre del 43 qui a Rio Negro. Anche noi qui a Rio Negro, sulla base del ricordo e di una memoria che non è semplicemente un nastro che si svolge e si riavvolge a piacimento, ma è il deposito profondo che determinati eventi sedimentano dentro il cuore e la mente di una comunità, noi qui a Rio Negro questo messaggio vogliamo lanciare. Questa comunità ha il suo tempio laico nella stele che abbiamo alle spalle, questo è il pilastro su cui poggia lo spirito pubblico di questo comune, che è fatto anche di tanti altri momenti storici rilevanti, di grandi personalità. Io voglio ricordare semplicemente Michele Granata e Giustino Fortunato, voglio ricordare il grande storico Ciasca, sebbene non tutti ebbero allo stesso modo la schiena dritta quando si trattò di opporsi al fascismo. Voglio dunque ricordarli nella loro umana contraddittorietà, nelle loro ambiguità, ma la storia di questa comunità, il luogo su cui riposa il suo spirito pubblico, è fatta anche di eventi che non sono riconducibili a singole illustri personalità. In fondo il 43 è un anno centrale di un decennio nel quale questo comune conosce il suo sviluppo civile, sociale, democratico più significativo, insieme a tanta parte del mezzogiorno di questo paese. Perché il 43 è l'anno che precede la definitiva liberazione dal nazifascismo,
ed ecco la fondazione della Repubblica che si compie fino in fondo, un processo di unificazione nazionale che 150 anni fa, l'abbiamo celebrato soltanto un biennio fa, era stato, diciamolo, pur dentro la consapevolezza della necessità storica dei processi di unificazione della metà dell'Ottocento, era stato poco più che una sanguinosa conquista militare. Si compie l'unificazione del paese nel secondo dopoguerra, con la liberazione dal nazifascismo, e le nostre comunità, Rio Nero, la Basilicata, la vicina Venosa, Monte Scaglioso, offrono ancora una volta il loro tributo di sangue dentro una battaglia sociale, civile, democratica, che corona finalmente il sogno di quelle masse contadine che erano tanta parte del popolo di questi paesi e che nei secoli avevano provato a porre senza riuscirci quella che Fortunato chiamò la questione dei maniali. A Rio Nero la prima insurrezione avvenne nel 1793 e poi ci furono moti contadini nel 1848. E poi in fondo che cos'è la sanguinosa pagina del brigantaggio se non anche un episodio drammatico e straordinario di lotta e di emancipazione sociale? Ma è dopo il 45, con l'assalto al latifondo, che si compie quella epopea contadina che trasforma il volto fino in fondo delle nostre comunità e pone definitivamente in avanti il cammino di emancipazione civile e sociale di masse sterminate di plebi rurale che conquistano finalmente la loro cittadinanza. Ecco, di questa materia è fatta la storia della nostra comunità, che è incardinata intorno all'episodio del 24 settembre 43. Di questa materia è fatta quella storia gloriosa di cui meniamo vanto, della quale passiamo il testimone alle giovani generazioni, che ha dato vita alla Costituzione democratica. Quella Costituzione che, è stato ricordato, tante volte si è provata a manomettere anche in tempi recenti. Quella Costituzione grazie alla quale cittadini e cittadine, è bene che lo sottolineiamo stamattina, 3 operai, 2 di questo comune licenziati ingiustamente dalla Fiat, stamattina sono rientrati sul loro posto di lavoro perché gli fosse restituita dignità. Quella Costituzione democratica e repubblicana conquistata dal sangue di chi ha resistito al fascismo, ma conquistata anche dal sangue dei civili inermi come quelli nostri del 24 settembre, che dal fascismo e dal nazismo furono ingiustamente sterminati. Ecco dunque, questo è il senso della testimonianza che vogliamo lasciare. Onore dunque ai trucidati del 24 settembre, onore a Rio Nero, alla nostra comunità, onore alla Repubblica democratica e antifascista nata dalla Resistenza. Ora andiamo, raggiungiamo il Consiglio Comunale per il conferimento solenne della cittadinanza onoraria a Piero Terracini.